Ritornare in Francia Corta, Borgovilla, le cantine Villa, ritrovare Roberta Bianchi. Io ho letto 40 anni, Roberta, una serata evento. Ma 40 anni di cosa? Posso chiederlo? Che evento è? 40 anni di Solo Millesimati. Nel 1978, 40 anni fa, nasceva appunto il nostro Brut, allora detto Pinot di Franciacorta, metodo Champenoise, oggi Emozione. E quindi festeggiamo i 40 anni, lanciamo questa bottiglia, questa nuova riserva proprio per commemorare questo 40esimo, e 40 anni di percorso che ci hanno visto protagonisti assoluti in Franciacorta, proprio per il fatto di millesimare tutta la produzione e utilizzare solo uve di nostra produzione. 40 anni, un grande evento, un grande sogno che si è realizzato, due grandi chef. Eh beh sì, assolutamente, non si poteva che onorare e festeggiare con due grandi chef, Philippe Levellier e Stefano Cerveni. Roberta, noi ti ringraziamo, ringraziamo te e la tua famiglia, questi anni meravigliosi, questo sogno che si è realizzato, questa serata evento, grazie per aver ancora voluto la nostra presenza. Vado a chiacchierare con i due chef, d'accordo? Grazie. Rimanete con noi. Allora amici cari, eccoli qua, abbiamo detto serata evento, due grandi chef e con grande piacere li ho al mio fianco, Stefano Cerveni, Philippe Levellier. Allora ragazzi, intanto prima di tutto quel piatto fatto a quattro mani, prima di ancora raccontare altre cose, perché è stata insomma anche un po' una sfida tra virgolette. Sì, un gioco. Certo. Parlo io? Vai, vai, comincia tu. No, l'idea è arrivata da Philippe, perché volevo usare questa carne che è il diaframma, che è così poco conosciuto ma di grandissimo livello e di grande bontà. E da lì poi abbiamo costruito un po' di idee arrivando a un Rossini, un filetto alla Rossini sbagliato. Quindi abbiamo fatto insieme, poi lo racconta anche un po' anche lui, il fatto di costruire questo filetto foie gras, champignon, tartufo, salsa al vino rosso e verdura in un modo un po' diverso, sbagliato tra virgolette, perché era una cosa che ci siamo messi proprio a confrontarci in base ai nostri gusti e al nostro divertimento. Hai perfettamente ragione, questo signore tra l'altro, classe 63, bretone. Sì. Hai fatto anche del servizio umanitario, tu lo so, sai, in Etiopia. Vabbè, io lo devo dire perché allora, dovete finire perché siete chef, fighi, belli. Allora, noi giornalisti dobbiamo dire la nostra. Ecco. Allora, hai lavorato a New York, in Martinica, a Monte Carlo, non a casa mia, mi dispiace. Bravo. Grazie. Confermi quello che ha detto sul piatto a quattro mani? Completamente, no, vedo, nel senso, era un po' il fatto di un po' togliere un po' questa cosa che non c'è solidarietà, non c'è amicizia, non c'è, vedo, nel senso, basta un po' queste vecchie cliché della concorrenza e della, io dico sempre che la Franciacorta è una bellissima zona, io ci vivo da più di 30 e passe anni. Dunque, più siamo, io dico sempre, più siamo a cucinare bene e meglio è per tutti. Spendiamo 30 secondi per quel non, com'è, volevo essere un pomodoro, il tuo sì, piatto, bello, un bel piatto, chapeau, bello, mi è piaciuto molto. Beh, era un modo un po' del senso, alla fine, di un francese di vedere cosa può essere l'Italia, nel senso mozzarella, pomodoro e basilico. Io l'ho interpretato così. Pesce, del pesce. Anche il pesce, sì, ma il pesce arriva all'inizio il piatto nasce con un pane bagnato con del pomodoro. Poi dopo si è arricchito con un gambero rosso condito con olio extravergine del lago d'Iseo e del limone lime. E niente, completamente italiano. Invece un piatto proprio mai riuscito, come mai? No, sto scherzando, Stefano. Me lo permetto perché, ripeto, è uno chef a cui voglio veramente tanto bene. Grazie. Il tuo primo piatto, bello, bello, bello. Questo da mangiare un boccone, il fagottello, me lo racconti. 30 secondi poi chiudiamo, dai. È un raviolo, solamente che all'interno abbiamo messo un ripieno liquido di bagosse e zafferano e fuori salvia e limone. L'ho chiamato Fagottello Milano Bagolino, anche un po' per le mie ultime esperienze che mi vedono presente molto a Milano, e quindi un raviolo che da Milano con la gremolada e con lo zafferano arriva in Franciacorta, in Valcamonica, e raccoglie il bagosse. Quindi questo morso che abbiamo dato
e ha fatto esplodere un po' tutti i sapori, che sono intensi, ma intensi come noi cuochi che ci teniamo a fare queste cose. Signori, una grande serata, una grande cantina, grandi vini, due grandi chef. Grazie per essere stati con noi. A voi. A voi.